stiamo per addentrarci in una delle ville più infestate del Torinese, la Villa del Diavolo. Così il nuovo video del canale. Siamo io e Claudia, non saremo da soli perché con noi ci saranno di nuovo Teresa e Alessandro del canale Die, ma questa notte ci sarà una novità. Nel corso del video capirete. Ci stiamo recando in un luogo veramente particolare, dove si dice che siano stati compiuti o avvengano ancora delle sette sataniche messe nere. Anche quest'oggi non siamo da soli, perché qua con noi, tada! Ecco anche Alessandro. Oramai siamo gruppo collaudato. Sì, e visto la pericolosità di questa indagine, abbiamo detto perché non sfruttare questa gioia al vento, e abbiamo deciso di fare questa indagine. Più siamo, meglio è. Meglio. E quindi esatto. Ora ci addentreremo in questo villone, faremo un sopralluogo aspettando la sera per poi iniziare l'indagine. Ragazzi, ci siamo, dopo mille peripezie siamo arrivati finalmente al luogo dove faremo l'indagine questa sera, bensì Villa Capriglio, quindi rinomata qua nel torinese proprio perché l'alta borghesia di Torino si dice che venisse proprio in questo luogo a compiere rituali satanici, messe nere e per i fatti di cronaca diciamo che sono state trovate anche delle cose che riportano verità quindi a queste dicerie. Iniziamo a avviarci verso questa casa. Andiamo. Eccola là. Villa Capriglio. Questa oggi sarà la nostra porta d'ingresso. Wow. Questa stanza è nerissima. Bruciata? No, no. Potremmo andare di qua. Da qua vai ai piani superiori. Un po' pericolante il tutto. Mio Dio. Ma questa cosa qua non è molto... Sì, sì, non te lo... Sì, sì. Qui servono delle torce. Guarda, vedi qua, c'è un altare. La cosa pazzesca è che se voi guardate le statue qua, che dovrebbero raffigurare degli angeli o comunque dei santi, sono ammozzate le teste. Riesci a prendere?
Qua voce della roba tutta strana. Becerini. Sì, ma poi vedi che sono anche degli indumenti. Cioè, come se qua facessero proprio dei rituali. Mamma mia, ragazzi. Tutti senza teste. Ma questa cos'era? Una mini cappellina? Sì, sì, sì. Sono dei ceri. Oh Madonna, ma questi sembrano... Ma sono ossa, cos'è? Che cos'è quello? No, no. Boh, non si capisce. Ma sto coso sul bracciale stile... È un braccialetto, mi sa. C'è un... Poi dei fiumi. Non un bracciale, un pezzo di corona. Hai presente le corone, quelle... Mm-hmm. Tutta roba qua. Sì. Perché si scende ancora... Oh mamma, io qua non vedo niente. C'è il modo di scendere, perché così vediamo subito sotto c'è tipo un'altra zona, una stanza. Ok, allora, devo solo ricordarmi da dove si scende. Da qua, forse. Sì, da qua. Qua è brutto, eh? È brutto questo. Che non è bello. Ci siete? Vai. Attenzione se scale. Ma qua c'è un corridoio. C'è qualcuno? Mamma mia, guarda che brutto. Però adesso vi voglio solo portare un attimo in un punto veramente brutto, se c'è ancora. Dove... Senti che freddo. Sì. Dove c'è una cosa incapibile. Sì, ma guarda qua. Guardi. Aspetta. Occhio qua dove mettete i piedi. Questi numeri? Sì, sono una roba strana che però non so. Occhio qua che c'è un tombino aperto. Sì, sì, anche qua. Ma venite a vedere che roba strana qua. Ma c'è un piccolo qua sotto, Si va ancora più giù? No. Sì, sì. Guardate di qua. Io ci sono andato. Ma è qua tutto un bagnato. È pieno di cerini. Ma guarda qua. Guarda qua. Cose stranissime. Oh mio Dio, una catenella. E là c'è una sorta di altare. Dove facevano sicuramente qualcosa, ma hanno fatto qualcosa. Poi tutte cose di chiesa, perché Gesù, Pasqua. Fa un freddo, sì. Allucinante. C'è uno sbalzo termico pazzesco. No, sono questa stanzina perché è lì. Cosa c'è scritto? Gioca. Qui c'è un pozzo. Gioca. Hai visto che? Sì. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua? Guarda
Ma sembra una specie di altarina. Sì, sì, lo è. Vero? Sì, sì, ma lo è di sicuro. Guarda che roba che c'è qua. Sì. È un posto veramente brutto. Cos'è stato? Hai sentito? Ragazzi, io ho sentito... Ma è tipo un ringhio. Io ho sentito fare... Sì, bravo. Che cos'è? Guarda, è prima. Ma cos'è? Sta vibrando. Non lo so perché. Chiedica. Che cosa? Guarda. Il gimbal? Sì. Non so cosa gli hai preso. Ma parla! Spegni e accendi. Chi siamo? Ma perché sta cosa? È subito dopo che abbia sentito quel ringhio sì, lì. Ma l'hai sentito? Sì. Io ancora, guarda, va di matto! Ma c'è qualcuno che può fare un rumore? C'è qualcuno che vuole farsi sentire? Andiamo. Il nostro fratello si gioca qua. Guarda che... Occhio bambino qua, eh. Questo. Occhio qua. Sti numeri chissà cosa... Cioè, sti numeri cosa saranno? Strani. Cosa? Devo sentire. Qua c'è. Ecco, io mi ero infilato in quel buco lì. Io sono andato fino in fondo, ma è poi chiuso perché è crollato. Questo. Sì, sì. Io mi ero infilato e sono andato giù fino in fondo, ma poi è crollato e quindi non. Intanto non puoi proseguire. Assolutamente niente. Ci potrebbe anche essere una persona. Ale, ci sei? Sì. Qua ci sono una stanza. Mm-hmm. Sì, poi ci sono i ceri. Dove? Ah, qua. È vero. Qua ci siamo venuti prima. No. No. Vero. È pieno di cerini. Sì, sì. No, ma che sia stata utilizzata per... rituali, è evidente e... Ma... Sarà che viene su? Che senso dei passi? Non lo so, stavo parlando con i gatti. L'aria è pesante. Sì. Lo sbaglio? Sì, sì. Cioè, io mi sento, non lo so, mi sento proprio soffocare. Ma io penso che ci vado male. Pure fresco, eh? Sì, sì, cambi qua. Delle faccine? Una sorridente, l'altra... Ma come mai?
C'è qualcuno che vuole farsi sentire? C'è qualcuno, qualcosa in questa villa che ha qualcosa da dire? Distrutta, eh? Peccato, mette tristezza. Giunti a questa fase di questo sopralluogo diurno, abbiamo deciso di provare a dividerci, quindi ognuno con la propria telecamera va in stanze diverse e guarda un po' un attimo com'è la situazione e magari prova a fare qualche domanda, così vediamo che cosa può capitare. Ok, adesso sono da sola e provo a perlustrare questa parte di casa. Adesso Claudia, Alessandro, Terry sono rimasti nel piano sopra divisi per zone e io vado qua al piano di sotto. Non è bello, a vedere cosa c'è. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che si vuole far sentire? Noi siamo qua per fare... per vedere se è rimasta qualche forma di energia che ha, mamma mia, voglia di comunicare con noi. È vero che qua sono state fatte delle messe nere? Si è creato una sorta di silenzio allucinante e emette un'angoscia. Qualcuno può farsi sentire? Pelle d'oca pazzesca, ragazzi, non avete idea di quanto sia brutto rimanere qua. Da soli è veramente brutto. C'è qualcuno qua che vuole farsi sentire? Ragazzi, non so se si sente in camera, ma c'è stato un rumore. Chi ha fatto questo rumore? Lo puoi rifare? C'è qualcuno qui con me? Ti vuoi far sentire? Non mi piace, non mi piace. Fai un rumore. Qualcuno ha fatto un rumore poco fa. Lo puoi rifare? Sto camminando su sto pavimento. Puoi rifare un rumore? L'hai fatto poco fa. Lo puoi rifare? Non è bello stare da soli qua così. Puoi rifare un rumore che hai fatto poco fa? Se non mi piace. Sentite ragazzi, sentite forte, 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 forte. Fischio, fischio. No, 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 no. È quello di oggi.